tanto le mani, devi usare altre cose. E bentornati al cassetto dello gnomo. Dunque, regola numero uno: se non sapete, dovete mandare avanti di 5 minuti la puntata, perché i primi 5 minuti sono praticamente il nulla cosmico. Cominciamo subito con i convenevoli. Beh, oh, allora, il nulla cosmico, calmiamoci, c'è della roba che ci ha lavorato, cioè voglio dire, sì, ma la gente si fa un mazzo così e dici nulla cosmico. Vabbè, comunque, ad ogni modo, per cominciare cosa, bene la puntata, andate là sopra, esatto, sì, il senso dell'orientamento come sempre è poco... E soprattutto, no, attenzione, i numeri devono essere in sovrimpressione ben visibili, i messaggi anonimi non saranno letti, così appunto, come le chiamate. Se volete mandarci delle scritte su Facebook, potete farlo, ma non devono superare la riga, comunque devono essere brevi, perché altrimenti non riusciremo a leggerli a schermo, perché si può anche leggere a schermo, ve lo prometto, ve lo assicuro. E dopo questa parentesi lunga 30 km... Dopo questa parentesi lunga 30 km, vorrei parlare di qualcosa che è rimasto come un po' notare, nascosto, abbiamo ovvero un ospite. Allora, nome, cognome, chi sei, dove vieni, ma non è un'intervista, è soltanto l'introduzione del personaggio. Sono Elisa e da poco conduco Aforismi in questa web TV il martedì sera. Sto diventando come l'avventura, sono sempre in televisione. Ok. Spero di non stancare. Come Ventura o Ace Ventura? Aia, non lo so. Meglio Ace. Dai, comincia a fare... Ad ogni modo... Tralasciando questi dettagli, esattamente, parliamo di qualcosa che è rimasto un po' nascosto. Avete presente gli gnomi che hanno le pentole d'oro alla fine dell'arcobaleno? Sì. Qualcosa del genere. Noi abbiamo, per così dire, degli amici che ci permettono di far andare avanti questa trasmissione, senza i quali non nulla di tutto questo sarebbe possibile. Vabbè, la domanda è: chi sono questi amici? La Mepit. Abbiamo una sorta di sponsor, noi siamo lo sponsor della Mepit. Il problema è che finora non è che abbiamo parlato della Mepit così tanto. E allora volevo, e mi era parso giusto, dedicare questi... Onorare, esattamente, per questo... Magari anche poco tempo, perché abbiamo tante cose da fare oggi, ce ne abbiamo veramente tante. Intanto io medito. Però, Andrea... Fantastico. Non puoi meditare dopo, Andrea. No, dai, ma meditando, guarda che si ascolta meglio. Medita anche tu. Allora io leggo il giornale. Oh, ha detto medita, non leggi il giornale. Sì, c'è la differenza tra meditazione e leggere il giornale, dai. Vogliamo dire. Comunque. Bene, parlaci di questa Mepit. Abbiamo già fatto una puntata sulla Mepit, in cui, se volete, andate a vedere quella puntata per scoprire qualcosina in più su di loro. Quanti secoli fa? tre mesi, cioè forse meno due. Non lo so esattamente, comunque, mettiamola così, non li conoscevo molto, sono andato sul loro sito web e, cavolo, producono pezzi aerospaziali, che sono il 90% del loro business, diciamo che il loro core business è la produzione aerospaziale. E io mi chiedo, ma in Italia chi glieli compra? Perché devono fare affari all'estero o robe del genere? E effettivamente, affari all'estero ne fanno, e anche parecchi. Hanno partecipato a una manifestazione a Londra nel 2017, e poi hanno una in Francia, insomma, sono un po' dappertutto questi, sono conosciuti praticamente un po' dappertutto, credo che abbiano dei contatti anche in America, ma non ne sono sicuro perché non sono nell'azienda, non sono tipo quelle spie internazionali che vanno... Abbiamo un problema. Secondo me chi compra i componenti aerospaziali, chi fa? Cioè in America c'hanno tutte le basi spaziali. Vuoi motori per aereo, ma... Aerospaziali anche per aerei. Aerei, ovviamente, aerei di linea, ma anche per uso militare, a uso... Esatto. Quindi, insomma, secondo me... Un'impresa di tutto rispetto, un mercato interessante, non da tutti, perché non è che io vado... Allora, io domani vado alla Mepit e gli dico, scusi, vorrei un jet privato per... fra un mese, d'accordo? Questo lo vuole anche. Quanto? 3 milioni e mezzo? Ok, 3 milioni e mezzo, vi faccio l'assegno. No, va la prima, una banca, fai prima. Ecco appunto quello qua. Ecco, esatto. Bigger, better, faster, even more. O per chi non fosse molto pratico con l'inglese, più grande, migliore e più veloce. Alla faccia, avanti Savoia, perché ne avremo bisogno. Soprattutto per lo sport che proporrò adesso. Ovvero, signore e signori, la stampa. Il lancio della stampa. Ora, prenderò delle pagine a caso da questo giornale. Potrebbe quella non è la stampa, quello è l'altro giornale. Non è la stampa, ed è esattamente per questo motivo che lo lancerò a Elisa. Ops.
Meglio. Sì, però, voglio dire, un po' di riflessi, che però. Ok. Ora, prenderò pagine a caso e le lancerò ad Andrea. No, dai, leggila anche tu. E poi non riusciremo a ricomporla perché i giornali li fanno enormi, non ho mai capito il perché. Ok, aspetta. Magari, non so, per leggerli contenere meglio. Tante notizie tutte insieme. O per coprirsi da quando vuoi spiare qualcuno. Sei. Come nei film. Che ne dici? Allora, scusi, essendo una spia internazionale... Oh, ok, perfetto. Ci siamo tutti, abbiamo tutti la stampa. Ok. Io apriamo a caso la prima pagina che troviamo e leggiamo le notizie. Ok. Okay. Abbiamo già fatto una volta questo esperimento ed è venuto abbastanza bene anche. Chi comincia? Comincia... Facciamo la barba cicicotta. Tu, vai. Vai, Andre. Dunque, presente i mercati... Wall Street e robe simili? Quello! Quel cosa? Sì, e per tradurlo in maniera semplice, non ci capisco un tubo! Letteralmente, cioè... Leggi la notizia. No, veramente. Allora, potere poltrone nel caso Confcommercio la sorpresa Polenzona. Non si capisce un cacchio. Vabbè, tu sei la pagina dei mercati, cavolo, ci sono gli stock in borsa, voglio dire, c'è la borsa sì, del mi è capitata la pagina non... più sfigata. Non possiamo provare non so. A capire col sottotitolo? No. Cioè, ragazzi, ma io ho delle robe assurde, cioè, sap, massimo giro per vedere se c'è qualcosa di decente. Non lo so, vabbè, io ho trovato qualcosa di interessante, ho la pagina, secondo me è la migliore, cavolo, ho preso quella assoluta. Allora, vai. Dunque, io sono alla pagina del centro storico del giornale, perché è proprio il centro del giornale, non so se si vede. Allora, la dolcezza in vetrina, l'arte di dare al cacao la forma delle emozioni. Ora, questa impresa mi sembra molto interessante, è perché... È vero, non so se si può Andrea. Fare, ma vabbè, la sparo. Spara, cos'è? Cioccolato. Cioccolato? Praticamente è... una sorta di fiera del cioccolato. Ah. Che sta partendo a Torino in questi giorni. Sì. Che c'è a Torino. Proprio di sì. Non quando? So di preciso. In questi giorni qua c'è. In questi giorni. Sulla stampa. Sì, ed è fantastico. Vediamo. Sì, perché allora, qua ci sono... Vabbè, a parte la gente che fa i prodotti di piazzamento col cellulare, quella c'è sempre. Quella chi se ne frega. Però ci sono i joystick al cioccolato. Perfetto! I Mario al cioccolato, gli Snoopy al cioccolato. I bazooka al cioccolato. I bazooka al cioccolato. Praticamente c'è tutta roba al cioccolato. Ma voi la mangereste questa roba fatta di cioccolato? Sì! È cioccolato, dai! Se è cioccolato, sì. Vabbè, però quelle forme strane lì non... Ma dai, ma non hai mai ricevuto qualcosa a Natale, tipo Babbo Natale di cioccolato? Quello non te l'hanno sì, mai dato? Sì, e allora, se ti mangi Babbo Natale del cioccolato... cioccolato, puoi anche mangiarti il joystick al cioccolato, il vino al cioccolato. Quindi sempre. Andrete a cioccolato? Magari. E magari incontriamo anche Willy Wonka, ci facciamo fare l'autografo sul biglietto d'oro. Sì. Vi sfonderete dire, di cioccolato? No. No. Le no. Ultime parole famose. Allora, noi dobbiamo aprire uno stand per la protezione, cioè, dobbiamo fare qualcosa per il diabete, anche perché, sai, non è, può sembrare strana, può sembrare brutta come cosa, ma in realtà... È perché ci riempiremo talmente tanto di cioccolato che sarà un miracolo se non avremo problemi di quel genere. Anche perché io vorrei farci un salto a questa cosa, perché hanno... Attenzione, qua ci sono i ferri del mestiere. Vai. Macchine fotografiche e pipe. Le pipe in cioccolato. Che... Ti metti la cioccolata calda dentro la pipa e la fumi. Sai che roba? Sì. Mi immagino lì il nonno con la sola poltrona di cioccolato. Sì, ai miei tempi. Vabbè, allora, se leggendo la stampa ci vengono ste idee, voglio dire... Vabbè, tocca a me la mia notizia. No. Non ancora. Non ancora, perché, cioè, io la pagina più interessante. Abbiamo il monopolio della stampa e la stampa contro il Fatto Quotidiano, che è molto meno famoso della stampa. Qualcuno conosce il Fatto Quotidiano? Vabbè, io faccio... Perché tutti comprano la stampa, Torino. Perché tutti comprano la stampa. Aspetta, io faccio la cosa... C'è questa abitudine. Pagina a caso, vediamo che mi capita. Speriamo. Vediamo, vai. Pagina a caso. Sentiamo, cosa hai trovato? Sentiamo. Ci avete un fucile, vi prego. Devo fare una strage qua. Scusami, posso vedere? Donne di cuore, gli abiti e gli accessori si vestono di passione. Ma chi se ne frega? Gli abiti e gli accessori si vestono di passione. Ma... Oh. Sì, sì, una borsetta del cacchio che costa tipo 380 euro minimo. Beh, ci sono persone che le comprano, che... dire. Vengono i negozi più inutili del mondo.
Ma non lo so, perché la moda è qualcosa di particolare. Cioè, sì, bella, spendi presente. 380 euro un anno, l'anno dopo soldi buttati, spendi anche di più per la stessa cosa. Quello è vero, anche perché i cicli della moda sono così, la moda cambia continuamente. Sì. E, oh, ragazzi, ma temo che tu dire? Abbia trovato l'inserto un po' di? Così, di cose non... di. Così, non è insomma proprio le notizie. Non sono le notizie. Vai tu, così almeno... Vado io? Sì. Siamo sicuri? Sì. Allora. Oh, attenzione. Piccolo violino, talento immenso. Sul telefono ho le sonate di Bach. Bach, come si pronuncia? Ragazzi, scrivete in sovrimpressione come si pronuncia Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach? Aspetta. Se volete posso parlare di musica, no? E quindi, attualmente sono un progetto Thomas Kennedy dell'Ottocento e qualche tempo fa nelle sue mani è passato un altrettanto prezioso Guadagnini. Ma chi è questo? Francesca ha 13 anni? Un classico. Sì, nei film forse, nella realtà? Nella realtà è un classico che ci sono sti bambini prodigio. Sì, voglio dire, però ogni tanto. Cioè, una volta ogni morte di papa. Sì. Beato te, Francesco, sopravvivi ancora per anni e anni. Con tutto il bene che ti voglio, però. Sì. Voglio dire, aspetta un attimo. È fenomenale, sia dal punto di vista... Fenomenale, i poteri cosmici! Illuminisco lo spazio violinese. Citazione da fare, proprio. Sì, senza . Il violinese. Poi, che lingua è il violinese? Quasi come petaloso, mio Dio. Allora, perché ha una capacità di apprendimento notevole e una grande abilità di interiorizzare la musica, sia per il fatto di riuscire a creare dei colori che non sono soliti a quell'età. Colori. Mi sembra quasi Mozart che riusciva a vedere i colori della musica. Non so se avete mai sentito quella leggenda o roba del genere. Mozart, beh, chi non lo conosce? Vabbè. Francesca Conte. Oh, se diventi la nuova Paganini o se diventi... Cioè, ben venga, nel mondo della musica sono famosi praticamente quasi solo uomini, oppure sono io che sono ignorante. Scrivetelo nei commenti. Ma a voi piace la musica classica? No. Sì. A me neanche. Allora, siamo due io poli sono opposti. Come Andrea P. Qua... Mi annoia, tutta quella roba. Ma lì. Allora, so. Dipende... È da persone come... Ciao, chiunque tu sia, ciao. 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 Allora, ecco una cosa, dipende. Non possiamo ovviamente mostrare i nomi che ci sono su Facebook per via della privacy, quindi se volete scriverci non mostreremo il vostro nome, però non devono essere... Al massimo essere, spariamo qualche nome a caso. Al massimo, no. Non, ovviamente non devono essere insulti, perché non verranno trasmessi, se è ben chiaro. Useremo un nome di fantasia come nei telegiornali. La chiameremo allora, Simona. Ti chiameremo Simona? Che ne so, sai quando il TG non possono dire il nome. Chiamiamola Simona, vabbè. Ad ogni modo, e Stanley Kubrick? Mai sentito Stanley Kubrick? Allora, ma è un regista? Sì, è un regista. Perché ha girato... parlavamo di violini e siamo passati a Kubrick? Perché lui usa musica classica nei suoi film e i suoi film sono composti dal 70% da musica classica. Davvero? Cioè, non è vero, ci sono tante altre robe. No, però vabbè. Siamo qui a parlare della stampa e non di Stanley Kubrick. Però è una grandissima fetta di cultura. Cioè, se non avete mai visto un film di Stanley Kubrick... Ve ne dico uno io, Shining, oppure Arancia Meccanica, oppure 2001 di Odissea nello spazio, sono tutti suoi. Ok. Comunque, ridendo e sterminando, siamo arrivati al minuto 13. Barra... Siamo un po' indietro col tempo, perciò adesso andiamo avanti con il fatto quotidiano e ci sarà la nostra bellissima, bravissima, simpaticissima, onorevolissima... Sì, prende vabbè, tutto quello che ha detto lui e mettilo al contrario. Parte. Esatto, ecco. Grazie Andrea, Andrea P per la sincerità. E per la precisazione e vada pure. Allora, scelgo io una notizia a caso sul fatto. Eccola qua. Il mese delle rotture. Una coppia VIP la capisci soltanto quando si lascia. Dunque, penso che parli della rottura tra Salvini e la Isoardi. Cosa? E tra Flavio Briatore e sua moglie. Ne sapete qualcosa? Andrea P. Andrea N? Sinceramente, delle cose... Chi è Fabio Briatore? Flavio Briatore. Forse è della Formula 1, mi pare. Beh sì, è famoso perché lanciò Schumacher. Ma comunque, sinceramente, delle cose VIP... Me ne sbatto, cioè, sono cose normali che capitano anche a noi, non è che solo perché sono famosi sono più importanti, dai! Questo è vero. Capita poi a noi. Dipende, sono
divinizzati da un certo punto di vista, però alla fine sono esseri umani anche loro. Se gli spari, muoiono. Cioè, è brutta da dire, però è vero. Ma è giusto. È giusto. Non sono dei o robe del genere. Una volta lo erano. Per esempio, non so se vi è mai capitato di sentire questa leggenda. Quando nell'antica Roma arrivavano con i carri romani, con i vincitori, il generale vittorioso con l'alloro e le donne e tutto quello che si voleva, c'era il l'avvocato del diavolo, mettiamola così, lì vicino, che gli diceva: memento mori, ricordati che devi morire, ricordati che gli dèi sono altri, che non sei tu. Insomma, lo faceva mantenere coi piedi per terra. E questa cosa... si è andata un po' a perdere. Si è andata un po' a perdere, perché al giorno d'oggi, non c'è quasi, ammettiamolo, non c'è quasi più nessuno che lo fa. A meno che non si parli di satira, che è nata per la politica. E qua ho detto tutto, mettiamola così, perché andremo ad aprire le parentesi lunghe, 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 sì, e non è il caso. E soprattutto stiamo parlando di questo, di notizie della stampa, che ovviamente io tengo al contrario perché, sapete com'è, beata l'ignoranza. Appunto. Ad ogni modo, stavo dicendo... Vabbè, Elisa, insomma, io ho solo tre fogli perché il fatto è veramente sottile, quindi vado sul secondo foglio. Il fatto è sottile, sì. È sottile, però costa uguale alla stampa, guardate quanto è sottile. Sì, perché, attenzione, cioè, perché non riceve alcun finanziamento pubblico. Non si vede molto bene, ma è c'è scritto quello, ma effettivamente. Ve lo leggiamo noi. E quindi vado su cose molto serie. Tu la marcia che c'è a Torino contro, per il CTAV, oppure il processo alla Raggi, oppure sono cose troppo, troppo pesanti, Andrea Pin? No, no, sono sempre notizie. Tutto quello che c'è scritto sulla stampa, teoricamente, lo si può leggere. Sì. Cioè, possiamo aprire una pagina a caso e possiamo leggere quello che vogliamo. Ma... E visto che hai parlato meno, ci sembra il caso che... Vai. La allora, spingiamo in mezzo all'audience. Allora, non solo Russia Gate, Trump inguaiato dalla pornostar. Cosa? No, no, cambiamo Ale. Pagina. No, ragazzi, cosa volete? Leggo il sottotitolo. Allora, no, secondo me Andrea è stato attratto dal termine pornostar. Anche... Sentiamo, cos'è il la notizia? Il Wall Street Journal. Violate norme sui finanziamenti in campagna elettorale, prove sui pagamenti a Stormy Daniels e a un'ex coniglietta. Non so, qui... Cioè, Playboy. Tradotto nella lingua italiana... Legge la traduzione in lingua italiana per... che fa scandalo come da noi. Okay. Un escort d'alto borgo perché va coi politici. Dico che è una bella cosa. Dico anche un'altra cosa che però mi sono dimenticato bellamente. Accidenti. Vabbè. Accidenti a te, tutta colpa tua. Quindi sono adesso venuta la mettiamo... a irrompere nella vostra trasmissione. Ok. Sì, creando confusione. E non gliel'ha chiesto niente a nessuno. Non gliene frega niente a nessuno. In ogni modo. Aspetta, vado a vedere la pagina. Può sfogliare io, vediamo. Potremmo scambiarci poi i fogli a un certo punto. Sì, ovvio. Perché ognuno di noi poi nota le notizie che più gli assomigliano. Mm-hmm. Proviamo poi a scambiare e vedere se un altro nota delle cose diverse. Beh, questa ve la devo far vedere poi dopo, ma non adesso, Andre, vai okay, pure, cominciamo. Vai. Lo sport! No, italiani siamo molto legati allo sport, sì. Un a proposito, qualcuno mi può far sapere come sta andando il Toro? Chi se ne frega? Questo messaggio? Adagio, adagio. Sta perdendo 300-0. Malvagio. Allora, 100 di questi giorni, domani Mela Juve e anche la sfida tra i Guarini e Bonucci. Chi se ne frega? O meglio, a tutti quelli che vogliono il calcio non andate allo Juventus Stadium, va bene? Ma noi non abbiamo problemi, diciamo tutto quello che... Non abbiamo peli sulla lingua noi altri, è questo che rende unico il nostro programma da un certo punto di vista. Beh, è anche vero che noi siamo quelli che lo propongono, quindi occhio gente. Giorgia, voglia dei 6 nazioni, l'Italia riesca il posto dell'elite. Questo mi spiace veramente. Per la cronaca non è calcio, ma uno sport leggermente più da uomo vero. Perché il calcio non è da uomo vero? È da fighetta. Ok, allora i veri uomini fanno rugby. Circa. Beh, genio, naturalmente, perché se quelli si ammazzano per una palla, letteralmente. Sì, ma anche noi, cioè quelli del calcio si ammazzano per una palla. E il calcio è una guerra, ragazzi. Sì, sia dentro al campo che fuori, alla fin fine. Più fuori che dentro. Sì, Andre, però dai, andiamo avanti con le notizie, perché sennò qua non ne usciamo più. Poi, Stoccolma, il nome più vicino, ovvero la corsa ai giochi olimpici del 2026. Mm. Mm?
Olimpici invernali. Ah. Chissà se io ci sarò ancora. Per una certa età. 2026. Com'è che era? Oddio. Non è che stai schiattando, non è che schiatti domani, dai. Per una certa età. E bevo. Cioè, quando noi avremo 30. Bevo come una spugna. Ma... Andrea P, altre notizie di altri sport che non siano calcio, che poi vorrei okay. capire perché in Italia... Allora, ce l'ho io una notizia. Ok, vai. Perfetto. Allora, ce n'è una fantastica. Allora, la regina Elisabetta ci sponsorizza. Signore e signori, ebbene sì, non so se si vede, ma guardate. Qua. È vestita da Gnome Aspirino. Guardate che roba. Cioè... Voglio dire, che onore! Sei da una che praticamente è vissuta in terre geologici. Cioè, questa qui c'era ai tempi di Cesare Augusto e ci sarà per sempre la regina. È sì. un'icona, mettiamola così. Sì. Quanti anni ha adesso? Boh, 93. Forse 2018 anni, questa è nata all'anno di zero. Sì. Il giorno in cui è nato Cristo è nata anche la regina. Mi piace come si veste? Cioè, si veste da Gnome Aspirino, come puoi non piacerle? Cioè, è un'icona, è bellissima. Mi piacciono i colori che mette, i cappellini che mette. Poi è sobrio. Cioè, guarda, questo cappello è da Gnomo. È qualcosa di assurdo, colori, ragazzi. Poi anche i colori, vabbè, a parte questo, l'articolo dice Camilla Bacchetta Meghan, la corte non è Hollywood. Hollywood. Io trovo che dai titoli non si capisca niente. Se non approfondisci l'articolo. Secondo me il titolo è clickbait. Perché alla fine, voglio dire, il titolo serve ad attirare la gente. Quello che, per esempio, raggi in bilico, guaio per il Movimento 5 Stelle, la sfida delle donne ad Appendino. Ed questa è la prima pagina della stampa di oggi, sabato 10 novembre. E è clickbait alla fine. Quello che su internet cos'è si dice clickbait? Sarebbe quando... la gente mette dei titoli per attirare l'attenzione. Tipo per esempio OMG 360 non scoop in torneo di Call of Duty. Sì, sono robe che fanno spesso gli youtuber. Sì, per gli esperti uno dice vabbè, però magari per uno che magari è nuovo, è appena sì, arrivato, cioè ci clicca sopra perché chissà quale contenuto. Si aspetta una cosa, ma poi c'è tutta un'altra. Poi c'è tutta un'altra cosa, perché fondamentalmente funziona così. Di solito è così che funziona, almeno. Poi è una tecnica di marketing anche quella. E come dice il vecchio Socrate, non è vero, ma lo dico per dire un filosofo a caso, perché anch'io sono clickbait, non c'è business senza lo show business. Ovvero non c'è... business senza show business. Allora, ragazzi, è una di quelle mi cose mi hai fatto venire in mente i giornali della parrucchiera, che quando vado lì a farmi i capelli, che sono orribili in questo momento, vedo chi se ne frega i capelli, ma quelle non sono capelli, c'è scritto magari la Unzi che era incinta, invece poi ha un po' di pancetta in spiaggia, quindi io sono attratta dal giornale, lo apro, quindi avete ragione, specchietti per allodole in italiano. Sì, un titolone che attrae, ma poi non c'è niente dietro, neanche un fondamento alla notizia. Giusto? Ho capito bene. Vero, cioè, un fondamento della notizia magari c'è, del resto a tutte le leggende c'è sempre un fondo di verità. Sono le fake news da cui bisogna stare alla larga. Già, sì. Già, sono pericolosi. E non sono neanche così facili da riconoscere, perché uno alla fine non lo capisce. E poi anche la stampa, per esempio. I giornali non è che possono dire tutto quello che vogliono, mettiamola così. Anche sono loro molto hanno limitati. Dei peli sulla lingua, sono molto limitati. La libertà di stampa c'è effettivamente, possono trasmettere le notizie, ma non hanno tutta quella libertà, non possono prendersi determinate libertà artistiche, io dico artistiche perché è un'arte quella della scrittura del giornale, comunque quella dell'informazione. Ci sono delle cose che magari risultano essere scomode, eccetera, 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 o comunque che non sta bene, che magari non bisognerebbe parlarne in questo modo, bisognerebbe trattarle in altri termini, ed ecco che la notizia c'è, ma cambia forma. Per esempio, la notizia vera che verrebbe da dire a chiunque, per esempio, quella volta che c'è stato il disastro in Liguria, ed io essendo mezzo ligure, a Vado Ligure, non so se lo sapete, e io non posso che sentirmi a contatto con tutti quelli che stanno vivendo quei momenti. C'è stata la tromba d'aria, non so se effettivamente era una fake news oppure no, perché io non c'ero in quel momento, però
ho visto i danni che ha causato e mettiamola così. Si può dire, si può affrontare in due modi. O vai lì e fai proprio il filmato, fai vedere queste cose e dici e i politici cosa fanno per impedire tutto questo, oppure vai lì e dici soltanto la notizia così com'è, senza doppi fini, senza satira, mettiamola così. E beh, la satira è così, è... che dovrebbe essere un giornale, dovrebbe portare i fatti. Esatto, il giornale dovrebbe portare i fatti e di solito li porta i fatti. Ma la satira non bisogna sottovalutarla, perché è uno strumento molto potente ed è stato creato appunto per la politica, perché attraverso quello svela le metafore, che altri, cioè svela le ipocrisie del mondo della politica. E poi c'è tanta ipocrisia nel mondo, anche noi da un certo punto di vista siamo ipocriti, però a noi piace quello che facciamo e veniamo qui tutti i giorni per divertirci fondamentalmente. Tutti i giorni. Tutti i giorni, sì, vabbè, tutte le volte che veniamo qui. Tutti allora, i giorni abbiamo altro da fare. Continuiamo la nostra puntata con altre notizie dalla stampa e dal Fatto Quotidiano. Andrea ha posato il giornale, perché a questo punto... Ce li scambiamo? Ok, facciamo scambio. Ok, vediamo se ognuno di noi nota delle cose diverse. Ok, adesso mi è capitato il giornale sfigato. A forza di girare ho ripreso lo stesso. Ah no. Ok. Allora, chi comincia? Andrea P. Andrea P, vai, vai. Vai. Giornale, vabbè. Ale, dunque. Arriva il perito, lui lo uccide e temevo mi pugnalasse casa. Cosa? Oddio. Che succede? Arriva il perito e lui lo uccide e temevo mi pugnalasse casa. Sì, una bruttissima notizia di oggi. Ah. Ok, vabbè, notizia questa... allegra. No, no, ma no, no, possiamo anche parlare nel senso di questa notizia. Un geometra bella pesante che va a pignorare la casa a un anziano e viene, e insomma, l'anziano lo gli spara, cioè, per la paura di perdere la casa. Lui è di Rivoli, anch'io sono di Rivoli e, mm-hmm, e purtroppo beh, questa notizia effettivamente tragedia. Ci sono anche e, sembra, non intendetemi male, la cronaca nera da un certo punto di vista è anche clickbait, perché alla fine uno il giornale lo compra anche per questo. Ci sono cose che non possono passare inosservate, e ci sono cose che devono essere trasmesse, la gente insomma deve sapere che non c'è soltanto... Cioè, sembra tanto che ci siano male nel mondo e tutto quanto, ma riprenderemo dopo la pubblicità, perché ci hanno fatto segno dalla regia che non è più possibile continuare. A tra poco. Riprenderemo tra ovviamente poco, senza interruzioni. A tra poco. Ciao. Tra poco. Ciao ciao ciao. Ringraziamo la Mepit per questo spot, cioè per tutto quello che fa per noi. E, grazie, veramente grazie, grazie, grazie. Ad ogni modo, continuiamo con... il cassetto dell'ognomo. Il cassetto dell'ognomo, sì, con il nostro bellissimo, meravigliosissimo programma, questa volta per davvero. Senza interruzioni. E poi questa volta...
Mandateci allora, messaggi a WhatsApp o chiamate in diretta. Esatto, ci ha salvato dal momento. Noi abbiamo qua il suggeritore, come si chiama? Il gobbo. Esatto, no, allora, se parli di Quasimodo, fuori di qua. Via di il gobbo qua. Il gobbo che ci ha teatro. Magari ci fosse, teatro. Quando dimentichi le battute, sì, e voi che avete fatto teatro lo sapete. Mettiamola così, il gobbo serve semplicemente per dare quella sicurezza in più. Alla esatto. fine non è che fa chissà che cosa, è soltanto lì per dire, oh, guarda che... Nel caso tu ti dimentichi qualcosa, io ti dico una parola e tu ti attacchi al tram, però ti attacchi. però è vero, il gobbo non è lì per dire... Poi mi chiederete, perché stai parlando di teatro? Cosa c'entra con la stampa? Ci arriviamo, tranquilli. Ad esempio, alla fine... io compro la stampa solo il venerdì, perché c'è Torino 7 con tutti gli spettacoli di teatro. Ce lo trovo fantastico quell'inserto. Ah. Eppure oggi è sabato e hai comprato la stampa di sabato. Come la mettiamo? Perché venivo qua con voi a divertirmi. Ecco. Ma ho comprato anche il Fatto. Il Fatto è un fatto che hai comprato il Fatto. La prossima volta compriamo anche... l'ho capita adesso. La prossima volta compro anche Libero, il giornale e l'Avvenire e confrontiamo le notizie. Ale, però... Sarà una prossima volta? No. Sì, perché appena esce di qua... Allora, comunque, stiamo parlando del gobbo. È soltanto una sicurezza per l'attore. Dare speranza e fiducia, ma non serve a nulla. Non è che ti può suggerire le battute. È lì per darti quella spinta che ti serve per continuare lo spettacolo. Sì. Ora, sempre parlando della stampa, il modo in cui il teatro viene pubblicizzato ai giorni nostri, mettiamola così. Il teatro è una delle più antiche forme di intrattenimento e di informazione anche. Attraverso il teatro in epoca antica si passava tantissime informazioni. Però vorrei anche che voi, signori e signore, prendeste forma, prendeste la parola a questa rappresentazione nostra e anche voi... Dopo tutto abbiamo fatto teatro, se, no? Anche noi abbiamo fatto teatro. Abbiamo fatto teatro, anche io e Andrea P. insieme, tu tanti anni e Andrea fa. P. E voi vi ho visti a teatro un anno fa. Quanti secoli fa, precisamente. Mm-hmm. E vi piace far teatro, lo rifareste? Bellissimo. Sì, mi piace. Sì. E prima di entrare in scena avete quella ansia senza fine? No. No? Io faccio teatro da 5 anni, grazie alla scuola e a un'attrice che viene da noi. Fra l'altro non è stata pagata per fare questo corso, che ringrazio tantissimo, ovviamente non faccio nomi per via della privacy, ma se mi stai ascoltando sai che sono io, sai che sto parlando di te. Allora, non è una minaccia, è un grazie, potrebbe insomma, essere. Da un certo punto potrebbe essere, ma non è. E all'inizio sì, perché all'inizio uno non è tanto pratico con il palco, cioè trovarsi sempre davanti al palco mette quella sorta di agitazione, ti fa venire il magone, insomma. Poi dopo un po' ti ci abitui. Ma poi capisci che alla fine non te ne importa niente, cioè tu potresti andare lì, raccontare della rava e della fava, però se ci metti energia, se ci metti passione, se sei bravo, se hai talento, avanti Savoia, cavolo se riesce bene. Guardate Gassman arrivava. Atlantia, effetto ponte, utile 15%, MPS torna ai profitti, corre eterna. E faceva questo molto meglio di come ho potuto fare io, di come potrei mai aspirare a fare io. Gassman è su, e io sono tapino, ok, però faceva questo e la gente lo andava a vedere, pagava per vederlo fare questo ed era bravissimo. Pur facendo questo, ovvero pur non facendo Shakespeare, mettiamola così, poi avrebbe potuto tranquillamente farlo ed essere un grande anche lì, però il succo è che veramente chiunque, secondo me, può far teatro, chiunque non abbia panico da palcoscenico, chiunque non sia un fifone, ma non dal punto di vista... perché uno pensa magari non mi oso a mettermi sul palco, non mi oso a mettermi in gioco, ma cosa vai a fare, perché fare teatro, a che ti serve, a cosa ti servirà mai nella vita, un po' come calcolare l'area del triangolo, a che ti serve se non fai l'architetto, roba del genere,
che poi invece serve tantissimo, ma sono discorsi che i bambini fanno all'elementare con il professore, per esempio, che è già molto più colto di loro. E già questo la dice lunga sugli argomenti che potremmo dire. Ad ogni modo, perché fare teatro? Io la cosa che ho imparato di più dal teatro, dopo 8 anni, è il gioco di squadra. Che tu sei fondamentale per gli altri, ma gli altri puntano su di te. Per cui c'è proprio... Qua, più il gruppo è unito, più lo spettacolo viene bene, secondo me. Questa è la cosa che ha trasmesso di più a me il teatro in questi 8-10 anni, più o meno, in cui l'ho fatto. A voi che cosa vi ha insegnato, cosa vi ha fatto capire o cosa vi ha lasciato? Andrea P. Faccio le domande alla Marzullo, io vi avviso. A bruciapelo, a ceretta. Sa. All'inizio, all'inizio odio e rabbia, ma perché erano recite scolastiche di un'associazione che spero che adesso sia estinta alla faccia del creato. Poi vabbè, quello di lì ci ho fatto degli spettacoli decisamente meglio. L'ultimo di sale a tipo 2-3 anni fa, non mi ricordo bene quando. Non sì, facciamo uno spettacolo decente. È stato quello di Dario... No, quello non si può nemmeno considerare tale. Cioè... A qualcuno però qui è piaciuto, vero Lisa? No. Ragazzi, dovevate vederli in... come si intitolava? L'inghippo fra ladri e bugiardi. Praticamente abbiamo fatto un cinepanettone. Cioè, letteralmente, un cinepanettone versione teatro, da quanto faceva sì. Ma se era sì, vero, è verissimo. Perché in confronto a una compagnia che lo fa di professionisti, noi effettivamente facciamo schifo. No, siete stati bravi. Sì, ma anche il contesto, cioè, gli equivoci fanno ridere, cioè... C'è un motivo per cui i cinepanettoni fanno così schifo. Agli equivoci, i fatti fanno schifo. Anche a me non piacciono i cinepanettoni. Appunto. Meno male che nessuno dei tre ama i cinepanettoni. Meno male che non c'è Francesco. Perché a lui piacciono, piace De Sica. Vabbè, ma con tutto il rispetto, sono pareri personali. De Sica, Boldi, tutti. Mamma mia, sì. E sono più di 30 anni che li fanno e continuano a farli. Comunque, tornando vabbè, al teatro. Tornando al teatro, tocca ad Andrea. No, aspetta, non mi hai ancora risposto, Andrea. Ti ho risposto. Cosa ti ha la lasciato? Cosa che ti ha lasciato di più? Finora mi hai detto solo cose che non ti sono piaciute o sbaglio? Adesso nulla. Può essere anche un passatempo. Vabbè, può anche non lasciare nulla, certo. Effettivamente. Però non lo faresti se non ti divertisse, cioè no. se non ci stessi bene dentro, insomma. Mettiamola così. Quindi Andrea P, non lo rifaresti, avevo capito male che lo rifaresti. Dipende da cosa. Ah. No, teatro. Teatro, sì. Teatro. Ok, perfetto. E Lisa? Allora, cosa intende lei? Allora, che cosa ha lasciato cosa intende lei? In che senso? Cosa l'ha lasciato lei? A me il gioco di squadra. Ho capito, ma poi l'ho usato anche al lavoro, che è molto importante essere un gruppo unito. Più sei unito, ti diverti, ti vuoi bene, perché poi lo sapete che io ho fatto anche casa chirale con Andrea P, con Ugo Parenti, che sarà con me martedì sera per aforismi. E ecco, più c'è feeling... Parentesi su casa chirale. Ecco, prego. Allora, chi non lo sapesse, così informo. È uno spettacolo che abbiamo fatto... aprile 2012, esatto. Quindi 6 anni fa. Ugo ha detto, lo rifaremo poi in seguito, 6 anni dopo. Lo rifaremo poi in seguito. Cioè, l'ha detto anche l'altra sera. L'ha detto anche l'altra sera, mentre poco prima di andare in onda con Aforismi, non so più se ho Cristina o Ugo, insomma, non perché ho visto tutti e due questa settimana, Cristina è la moglie di Ugo, mi hanno detto rifaremo casa chirale, vi invito in diretta a rifare casa chirale. Ci saresti tu, Andrea? Noi stiamo spiattellando una quantità di informazioni che... Allora, sti poveri telespettatori, signori, quante gliene facciamo passare a sti poveri cristiani? Riprendi le redini del programma. Allora... Mettiamola così, se io ho già parlato fin troppo, per i miei gusti e anche per i vostri magari, quindi se vi do fastidio, se sono un dito nel dove non batte il sole, scrivete qua sopra, no. Senso di orientamento sempre a quel paese, come dovreste mandarmi voi. Ad ogni modo, mettiamola così, e con questo chiudo il discorso. Il teatro può piacere, può non piacere, ok? È un modo come un altro per vivere, perché attraverso il teatro puoi capire tante cose sulla vita,
puoi impararne altrettante e puoi sfruttarlo anche per migliorarti, per arrivare a una definizione più grande della realtà. La vita alla fine è uno spettacolo, non c'è business senza show business, non c'è lavoro senza spettacolo, perché per esempio le pubblicità, per esempio tutto quello che è riguardante i social, tutto questo è spettacolo alla fin fine, perché è tutto deriva dal teatro, perché alla fin fine è quello, è uno dei primissimi modi per cui l'informazione, che altro satira, come ripeto, veniva passata, ed è anche, vabbè, c'erano i postini e tutto quanto, ma non stiamo parlando di questo. Sempre parlando di informazioni, però, la puntata era La Stampa, anche se il titolo qual era? Parliamo di... cose. Di cose, di roba, perché il nostro spirito... ci piace parlare di tante belle cose. Tante belle cose, tante brutte cose anche a volte, però... belle, brutte, bisogna parlare. Allora... visto che abbiamo questo mezzo di informazione molto affidabile, apriamolo nuovamente e io sono su pagina di bellezza femminile. Aridaie! Aridaie, si ha viaggi olfattivi, fuga dalla realtà con nuovi profumi a chiappasogni. Sì, cosa diventiamo... come cacchio si chi... come si dice... aspetta, cosa... Allora, vai. Produce spray, me lo come... ah, più prodotto piazzamento. Diventiamo quello fra un po', dai! No, però non abbiamo detto il nome dell'azienda, quindi non potete dire nulla, ok? Sì, vabbè. Abbiamo detto semplicemente viaggio olfattivo, punto. Potrebbe essere chiunque. Allora, mettiamola così. Per me la chiappa sogni è l'affare di legno che compri in quei negozi misteriosi indiani o in quelle bancarelle, sperdute a Piazza Castello, non lo so, che te metti sopra la ringhiera del letto qua e dovrebbero avere una sorta di effetto magico per acchiappare gli incubi o robe del genere. Funzionano? No. Però fuga dalla realtà con i nuovi profumi a chiappa sogni. Perché dicono che questi profumi... non funzionano, però sono belli da vedere quelli. Sì, sì, quelli con le piume. Ma anche i quadri, alla fine... ma sono anche un'immagine carina. Vero, perché alla fine, ma cosa serve un quadro? Cosa serve il profumo? Esposizione. Esposizione, è bello da vedere. Ti eleva l'anima, se sei proprio quei critici assurdi, ma alla fine... ti toglie soldi dal portafoglio. Sì, esatto, se vai alle mostre o se lo compri. Però alla fine non è che serva molto, a parte abbellire le stanze. Poi anche il senso del bello è una cosa molto soggettiva. Per me può essere bello un cherubino, come può essere bello il gremlin di chissà quale programma. E Andrea sa cosa intendo. Gremlins recensito da... comunque, sì. Parlando sempre di viaggi olfattivi, mettiamola così, io non l'ho mai capita questa cosa. Ci sono delle... viaggio. Tipo quelli che si sniffano la... no. Quelli si fanno i... quelli fanno i big viaggi, i trip olfattivi, quelli veri. Appunto. Dal 1922. Ma anche prima. No, beh, allora, l'America è stata scoperta quando? 1492. Dal 1492. Giusto? In poi. Più o meno, sì. E poi, allora, scriveteci se siamo ignoranti. Con nuovi profumi acchiappa sogni. E non ho capito se sta cosa è per dire che il profumo, se spruzzato addosso, t'attira la gente, ti aiuta a trovarti il fidanzato, la fidanzata. Fidanzato. Ragazzi. Vabbè, mettiamola così. C'è gente che li compra perché puzzare non è bello. Questo. Però non è neanche... perché alla fin fine le marche del profumo, spendi 350.000, spendi 1.000 euro per un profumo alla Louis Vuitton, ecco, prodotto piazzamento, sfondateci, ok? E volevo dirvi che io ho un'intolleranza ai profumi, quindi non lo posso mettere, mi viene mal di testa, lo sanno tutti quelli che mi conoscono, però tra puzzare e profumo c'è un bel abisso, basta lavarsi un bel profumo di sapone. Sì, esatto, e basta. Ci sono i sali da bagno, ci sono i saponi, occhio al pH, se qualcuno ce l'ha particolarmente debole. Comunque, andiamo avanti alla magnifica rettura
Tocca a me? Ho detto rettura. Lettura della stampa e va di pure, non ci dici. Allora, ho preso anche un'altra notizia che tra l'altro mio papà oggi commentava con me, quindi interessantissima. Mm-hmm. Un agente della municipale aggredisce il nonno vigile. Mio papà fa il nonno vigile volontario, mm-hmm. quindi è rimasto impresso da questa notizia perché un nonno vigile a Moncaglieri ha sgridato un papà che stava parcheggiando sul parcheggio per disabili e questo signore l'ha aggredito. Però secondo me ha fatto bene a richiamarlo su questo parcheggio dei disabili, perché non ne aveva diritto. Che ne pensate? Andrea P. Da una parte... non è che ci sia molto da dire. No, da una parte bisognerebbe capire che età aveva sto nonno vigile. Verifichiamo subito. Perché dopo una certa età... Già la parola nonno vigile ci fa capire molto. Sono tutti volontari in pensione, infatti. Mm-hmm. Io dico, il nonno 75 anni. Cioè, dovrebbe essere in pensione a quell'età. Ma lo fa come volontario. Secondo. E invece l'aggressore ha 35. Vabbè. Ed è un vigile. Ah, ecco perché la notizia ha fatto scalpore, mettiamola così. Perché è un vigile e stava accompagnando appunto i figli a scuola. Vabbè, se non c'è quasi nulla da commentare. Se no, commentateci a WhatsApp, anche se avete notato. Finora anche non è arrivato nessun messaggio, ma... O su Facebook. Va bene. mettiamola così, signore e signori. La puntata purtroppo sta quasi per finire, manca un quarto d'ora, qualcosa del genere. Io dico quasi per finire, ma mi porto avanti, lo sapete. A questo punto direi, mettiamo via la stampa. Io la metto su questo bellissimo speaker qua, aspetta, verde, olè, che voi non potete vedere perché c'è la telecamera davanti. Se fai punta a quello. Allora. La usiamo per accendere la stufa stasera. La stampa il giorno dopo è vecchia. Ecco cosa servono le notizie al giorno d'oggi, ci accendiamo le notizie. Vabbè, il giorno dopo. Ci accendiamo le notizie, facciamo i flame. Letteralmente. E quindi cosa proponi, Andrea N? Chiamami Hyde, perché nessuno mai mi chiama col mio nome d'arte. Ma guarda lì sotto. Hyde? Ah, qua sì, sotto. È vero. Qua Hyde. Sotto. Ah, è vero che abbiamo dei nomi... Ognuno ha i nomi d'arte. Qua sotto. Qua sotto. Hyde. Allora. Hyde, che cosa Hyde proponi? Mister Hyde. Dottor Jekyll, Mister... Sono in mezzo a Dottor Jekyll, Mister Hyde. No, no. Lui... Aspetta, se mi inquadro, esatto, fammi vedere. Un bellissimo spennù. E la bellissima faccia, sì. Alla Killer Croc. Citazione Killer Croc sui squad. Ecco. Sì. Wrestler, esatto. Pronuncio bene? Adesso dobbiamo creare un soprannome anche... Ragazzi, facciamo questo nella prossima parte della puntata. Creiamo un soprannome per questa bellissima signora. Cosa? Signora a chi? Signora a chi? Cobra? No, semplicemente signorina. Cosa? Cosa? Pace, cosa? Ciao Cosa. La Cosa, un film famosissimo degli anni 70. Tipo Ben Grimm. Sì. Allora, forza, mandateci WhatsApp con un soprannome per me. Aforismi. Aforismi. E martedì vi aspetto su di aforismi alle 21 con Ugo Parenti. E l'abbiamo già detto per tre volte. Beh, vabbè, ormai continuiamo a dire. CODAF. Perché è un acronimo che significa cosa? Conduttrice aforismi. Mi piace. CODAF. Tra wrestler... And I'm a CODAF. Let's start in English now. Da qui poi andiamo avanti. Andiamo avanti. Insegna. Allora facciamolo in piemontese. Oh, io non piemontese. Parlo piemontese. Basta, io mi ritiro. Ciao, ciao, me ne vado. Allora, se ne va, come si toglie questo affare? Scusate. No, beh, allora devo rimanere perché dalla regia mi guardano malissimo. Allora, mettiamola così. Tutto normale. Per dare un soprannome a un vostro amico o amica, come procedete? Deve venire spontaneo oppure ve lo studiate a tavolino? Ragazzi, ma che argomenti siamo? Soprannome! La puntata è da che era su, adesso è giù. Ma sottoterra come argomento. Colpa mia, soprannome, ovvio. È quello... La puntata è degradata per me. Allora, siamo partiti bene e dobbiamo finire bene, ragazzi. Va bene, dai. Allora, lanciamo una scommessa. Cerchiamo di finirla bene sta puntata. Cosa ci possiamo inventare, signori? Perché noi sapete come facciamo. Finire bene, tipo cosa? Tipo cosa? Allora. Tin 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 pubblicità.
No. No, la fase pubblicitaria c'è già stata. Ad ogni modo, se siamo corto di argomenti... Vabbè, io intanto... Magari... Guarda, vabbè, intanto lei... Si nasconde lei. Intanto lei muore, intanto ci sofferenze, noi due intanto... E noi due intanto ce la, la raccontiamo come sempre. Ecco, una cosa che si può dire, sta diluviando anche l'anima tra un po'. Mi diluvia l'anima. Siete se, meteoropatici? Cioè, no, no, cioè veramente, sta facendo il diluvio universale. No. Beh, magari poi esce, ci sono gli uccellini che cantano e l'arcobaleno, non c'è un filo di pioggia. 3 secondi dopo, tipo dopo c'è veramente Thor che col martello che sta facendo. Dai. Allora, ad ogni modo... Continuiamo a parlare di quello che parlavamo prima, ovvero dei vari prodotti di piazzamento, dei vari due, ciao. Ok, allora ci mandano il segnale di fumo e ci dicono che fra 2 minuti la chiudiamo lì. Esatto. Signori, adesso faccio la chiusura da youtuber. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, like, commentate, lasciate, seguite la live e tutto il resto. Sì. E noi vi ci ritroviamo alla prossima puntata. Bla bla. Sì, bla bla bla. Tutte bla, bla. Cose, ragazzi, dai. Dobbiamo inventarci un'auto nostra. Cosa ci possiamo inventare? Vabbè, intanto. Allora, c'è stata perduta la puntata qui, questa volta ce l'ho anch'io, non avete ce più l'ho scuse. Ce anch'io. Ci sono. Io non ce l'ho. Non vabbè, ce l'ho. Tu non sei sponsor di nulla. Esatto, lei non è sponsorizzata da nessun gruppo. Ragazzi, noi siamo le maschere di quello che sponsorizziamo, alla fine è la società che ci manda. Magari se avete la prossima volta... Proviamo a venire in altri modi, se volete. Veniamo in altri modi, ovvero dalla prossima volta io vengo a testa in giù, cioè metterò magari così. Io vengo travestito da Jack Squartatore oppure da Predator. Ok, da adesso vi saluto in questo modo, alla fine della puntata vi saluterò in questo modo, d'accordo? Ci siete? Bene, perfetto. Allora, se il video vi è piaciuto, commentate tutto quanto e noi ci rivediamo alla prossima puntata, come sempre, e... Bella, il cassetto dello gnomo è qui per voi, la pentola d'oro dei 1000 argomenti, loro non si sa se è di cioccolato o roba del genere, io sto lentamente scomparendo. Aspetta, sta così? Perfetto. Sì. Vabbè. Ho un fisico bestiale, signore. Ci vediamo, signore. Ci vediamo nel prossimo volta. Video. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, gente. Ciao. Che outro fantastico, proprio una roba. Ciao.